arbitri di un altro livello, pronti proprio per arbitrare. È totalmente un altro giocatore, anche mentalmente. Si vede che con questo allenatore si trova a pennello. Attenzione però Altorella con questa palla in aria per Da Cierno. E c'è il gol. Aspetta il killer. Gol fantastico. Flamia, palla dentro per Roberto però. Attenzione, Matteo Olzone, questo rigore signori. Qui ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Altra palla in aria, tanti uomini. Granata alla fine. Ennesimo uno contro uno. C'è anche Salierno, Troiano va solo. 1-2 con Daceno, Troiano deviato, ass! Vediamo se passa, uno contro uno con Salierno. Caputo va in velocità, lo salta secco, giocatona, ancora Caputo, c'è Barbone solissimo, Caputo ne salta un paio, contropiede favoloso, Caputo fa tutto da solo, Caputo ce l'ha! Roberto! Non è finita, sempre la palla di Paperazzi di Pietro, può calzare col mancino, mentre ancora il mantello, ass! Via col match. E via con la palla per Da Silva. Da sogno, Troiano può puntare con Lucino. Lo supera con Troiano per il 2-0 Troiano. Per chiuderla! Troiano, gol da Cineteca. La finalissima si sposta verso Torella de Lombardi. E 2-0 per i Granati. Non fischia una volta, non fischia due volte, ma fischia tre volte Sermon. In finalissima ci va il Torella de Lombardi per 2-0, ha battuto il Castelfranci.